Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Potente, bella, stimolante, straordinariamente attuale, questa parola che oggi arriva come un tuono nel silenzio delle parole di fumo di oggi, quelle del nostro tempo, che fa riempire il vuoto del vuoto, che resta sempre vuoto, la parola di fumo. La parola di Dio invece riempie di significato e provoca un ascolto, perché coloro che si chiamano credenti e vogliono essere credenti sappiano qual è il senso e la direzione del loro percorso. Comprendano che, come Paolo, quando si arriva poi alla fine della propria vita, si possa poter dire: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Quanto è bello quello che dice Paolo. In poco tempo, no? La vita di un credente, d'altronde la vita di un uomo giusto, cosa dovrebbe essere? Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa e ho conservato la fede. Tra qualche giorno noi celebreremo la vita dei nostri cari che vivono altrove, come ce ne ricordiamo sempre, oggi ci ricordiamo di Maria Vittoria. Cosa significa ricordarsi di loro? Significa ricordarsi che sono morti. Cosa significa che noi vogliamo lasciare un ricordo di noi stessi, mettere una lapide da qualche posto, qualche etichetta, e ricordare una buona battaglia che la vita dovrebbe essere pensata, vissuta, immaginata come un luogo dove il buono prevale sul cattivo. Buona battaglia significa che è una battaglia che valsa la pena combattere, conservando per chi crede la fede. E guardate che mentre Paolo aspetta, prima di andarsene, la corona che gli verrà data per la sua giustizia, quella che ha praticato, dovrebbe essere la stessa attesa che gli uomini di buona volontà dovrebbero avere per la loro costante esperienza, fermo restando la propria fragilità, fermo restando la propria debolezza, con la volontà di conservarla la fede, che è il comandamento che il Signore ci ha dato, di restare intimamente legati a Lui e alla Sua parola, di restare praticamente nel vissuto legati al Suo insegnamento. Insegnamento d'amore. Cosa significa conservare la fede e nella buona battaglia? Ho detto di estrema attualità, no? In un tempo in cui noi ci vantiamo di quello che non siamo, dove noi inventiamo profili falsi per nascondere quello che noi siamo, dove il più delle volte nei profili falsi inventiamo quello che ci fa piacere inventare per attaccare impunemente, per invidia e per gelosia, quelli che sono diversi da noi. In un tempo in cui la falsità ha preso il sopravvento sulla verità, dove non si pratica la giustizia,
ma dove si segue la moda di turno, il salvatore di turno. Ogni tanto ne viene fuori uno che il quale dovrebbe risolvere per noi i problemi di tutti i nostri problemi. In questo nostro tempo, dove abbiamo dimenticato che per essere credenti e nell'essere credenti si segue la parola del Maestro di Galilea, essere giusti significa guardare dove Gesù, il vero giusto, indica il suo sguardo. Avete sentito quello che dice il libro del Siracide, no? Io predilezione degli ultimi, io sono con quelli che soffrono, io sono con quelli che la società marginalizza, poveri, vedovi, orfani. Io sono con quei 37 profughi che stanno su quel camion, in una cella frigorifera a meno 24. E sono con quel ragazzino di 16 che nel momento in cui si rende conto che sta morendo, come Paolo, cercando la corona di giustizia, manda l'ultimo SMS alla madre e gli dice: ti ho amato, ti amo, non ce l'ho fatto, ciao mamma, a meno 24. Io ci ho pensato per tutta la settimana, ma voi vi rendete conto che morire è una vicenda umana, può capitare, ma uno che si mette su un camion in una cella frigorifera a meno 24 sa che morirà. E io mi sono chiesto: ma com'è che uno che sa che morirà si mette su una cella frigorifera rischiando una morte che quasi si tocca? Perché sta scappando da una morte già sicura. E noi qual è il nostro atteggiamento? Come quello del fariseo, no? Che sta dinanzi a Dio, che gli dice: io sono una persona per bene, io sono una persona per bene, io sono una persona per bene. Perché io vado in chiesa la domenica, mi faccio il segno della croce al mattino e alla sera, perché io faccio il mio dovere, lo faccio tutto, mica sono come quegli altri là, che sono i peccatori, che sono i diversi, che sono quelli che la pensano in modo... Io sono una persona corretta, non sono come quel pubblicano là. Stranamente il Signore, quelli che si sente una persona corretta, ne può bere. Quelli che si nascondono dietro la loro presunta correttezza, non ne digerisce. Non ne può proprio bere. Non può vedere quel mondo con la spocchia. Non può vedere i nostri salotti che sono pronti soltanto a fare pettegolezzo, inciuci, calunnie. Non riesce a vedere in quel mondo che è ricco di falsità e guarda il pubblicano, stranamente. E per quanto mi riguarda sta guardando quel ragazzo di 16 anni, vietnamita, che il mondo ha rifiutato. E dirà: la preghiera del povero sarà accolta. Perché la preghiera del povero sarà accolta. Noi che abbiamo fatto una scelta e vogliamo fare una scelta di essere in Gesù, dobbiamo ripartire da quelle parole fondamentali che sono le parole del Vangelo. Dobbiamo ripartire da quell'insegnamento straordinario che è proprio in forza della parola del Maestro di Galilea, che apre sentieri formidabili, formidabili. Io ti amo. E proprio perché ti amo, se tu avverti il mio amore su di te, non puoi che essere in ogni caso un uomo d'amore. Se tu ti senti amato da me, conserva la tua fede, combatti la buona battaglia, conservi la tua fede. E combatti la buona battaglia significa: se ti senti amato da Dio, non puoi essere un uomo che un uomo d'amore. E in un tempo come il nostro, ovviamente, per poter testimoniare la propria fede, non vale semplicemente battezzare i figli, sposarsi in chiesa, venire in chiesa la domenica, farsi la comunione, fare i sacramenti così come dettati, pagare la decima come il fariseo. Significa, se conservi la fede, lottare con tutte le tue fragilità, perché tu sai che puoi sbagliare, sai che poi ti presenterai dinanzi al Signore con la testa china,
come il fariseo e dice: Signore, perdonami perché ho detto un sacco di cose che avrei voluto fare e non ci sono riuscito. Ma è la consapevolezza del proprio limite. Ma se tu conservi la fede, benché la fragilità, sarà quell'amore a giudicarti. Sapete Pietro nella seconda lettura che cosa dice? A noi che pensiamo che basti un'assoluzione per togliere i nostri peccati. Dice Pietro, sarà l'amore a perdonare i vostri peccati. Sarà l'amore a cancellare la moltitudine dei vostri peccati. Ecco, fratellini miei, ecco, figliolini miei, dove sta la scelta. Capite perché io devo mettermi in sintonia con il Signore? Abbiamo pregato, il povero grida e il Signore lo ascolta. Se io voglio ascoltare il Signore, ascolto il povero. E il povero è certamente il disagiato, l'indigente, l'ultimo, ma è tutti e tutto ciò che viene perseguitato dal mondo perbenista. È tutto e tutti quelli che vengono fatti fuori da una società ipocrita. È tutto e tutti quelli che sono messi alla berlina da chi, ritenendosi giusto, a vita, quindi che servono per lo sport di oggi, denigrare, parlare male, finire fondamentalmente per buttare sulle spalle di poveri cristi la propria vita insoddisfatta e assolutamente incapace di risposte serie. Io sto dalla parte del povero e per quanto mi riguarda, nella mia vita, i miei occhi saranno sempre puntati, per quanto mi riguarda, la mia debolezza. Perché se io riesco ad accettarla la mia debolezza e a fare i conti con la mia fragilità, non sarò mai giudice oppressivo e tiranno della vita degli altri. Perché là dove ho conosciuto il mio limite, là conosco anche la mia ricchezza, e cioè la capacità di rendere giustizia alla vita degli altri, anche quando quella vita non è all'altezza di quelle che sono le attese. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Io voglio ascoltarlo quel grido e credo che la mia comunità farà ugualmente. Non cercherà salvatori di turno che gridano nelle piazze per riorganizzare paure, per mettere al centro contrasti tra gli uni buoni e gli altri cattivi, ma si farà uomo con gli uomini, si farà solidale con le attese di chi sono. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e ci dia la forza, ma davvero la forza, di cambiare via quando quella via è una via di arroganza. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo in un solo Signore, sia con voi.